bentrovati ad una nuova edizione di Medical News, il TG della salute di Medical Excellence TV. In apertura, ospedali giudiziari ancora aperti. In Italia ci sono ancora 4 ospedali psichiatrici giudiziari aperti e sono 90 le persone che vi sono illegalmente detenute. L'auspicio che si prosegua in questa direzione è di chiuderli nel giro di 6 mesi. In base alla legge 81 del 31 marzo del 2014, gli ospedali psichiatrici giudiziari, che il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano aveva definito luoghi di estremo orrore, andavano dismessi entro il 31 marzo del 2015 e gli ex internati trasferiti nelle residenze regionali per l'esecuzione della misura di sicurezza, ovvero strutture più piccole e attrezzate per una riabilitazione. Ma ancora all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino di internati ce ne sono 40, a Reggio 2006, ad Aversa 18, a Barcellona Pozzo di Gotto 26. Cambiamo argomento, un focus sul trattamento percutaneo delle valvole cardiache. 8 gli appuntamenti in tutta la Sicilia coordinati dal professor Corrado Tamburino, direttore dell'unità complessa di cardiologia e del Ferrarotto di Catania. Grazie all'avvento e alla specializzazione di tecniche interventistiche percutanee e basso rischio rispetto al classico intervento chirurgico, è possibile trattare pazienti che altrimenti sarebbero stati curati solo con terapia medica, in quanto considerati ad alto rischio o a rischio intermedio. Per un approccio consapevole è importante che i pazienti siano informati su questo tipo di terapia innovativa. Sentiamo però nel dettaglio le sue parole. In questo momento avete assistito a una sostituzione valvolare aortica percutanea in tempo reale della durata di non più di 4 minuti che abbiamo fatto assieme al dottore Sgroi, che è il responsabile del programma valvole aortiche presso la mia unità operativa e che diciamo costituisce una delle procedure di cardiologia interventistica strutturale, che è una branca della cardiologia che cura le strutture, cioè non è l'angioplastica coronarica che allarga le coronarie o quella carotidea che allarga le carotidee, ma invece è quella branca della cardiologia che attraverso i cateteri cura le valvole e le pareti del cuore. Quindi è una branca moderna di altissima specialità che si esegue solo in pochi centri, in Sicilia, diciamo Catania è il centro pilota, come centro pilota anche in Italia per altri versi per questo tipo di patologie. Per arrivare a questa velocità ci sono volute 800 valvole in pochi anni. Siamo il primo centro d'Italia con l'esperienza più grande che c'è in Italia e più lunga nel tempo. E c'è il lavoro di un team composto da circa 10 persone che preparano il paziente e di 4 operatori. È chiaro che oggi la valvola aortica si pone nel panorama della terapia e la valvola aortica percutanea sicuramente una validissima alternativa alla chirurgia. Sono moltissimi pazienti che abbiamo sottratto alla chirurgia, non perché questa va male, ma perché sicuramente questa è più facilmente accettabile ed è più a basso rischio, molto più a basso rischio. Si pensi che la mortalità per valvola aortica percutanea è dello 0,6-0,7%, quindi un numero bassissimo e direi quasi irraggiungibile con qualsiasi forma di cardiochirurgia. Prevenire un ictus mangiando bene. Frutta e vegetali, in particolare agrumi, mele, pere, verdura a foglia e poi l'olio extravergine d'oliva, omega 3 contenuti nel pesce, fibre, vitamine B6 e B12. La prevenzione dell'ictus cerebrale, seconda causa di morte a livello mondiale, la cui mortalità rischia di raddoppiare entro il 2020 a causa dell'invecchiamento della popolazione, inizia a tavola, da alcuni cardini della dieta mediterranea a cui è importante attenersi già da piccoli. A ricordarcelo è Alice Italia Onlus, l'associazione per la lotta all'ictus cerebrale, che dedica il mese di aprile proprio alla prevenzione di questa malattia, possibile nell'80% dei casi, e darà vita a diverse iniziative di sensibilizzazione e di informazione, con una testimonial d'eccezione, Valentina Vezzali.
Correre per il Parkinson. Torna anche quest'anno l'evento di sensibilizzazione Run for Parkinson. Sono 27 le città italiane coinvolte ad aprile, nel mese nel quale ricorre la giornata dedicata al Parkinson. Migliaia di partecipanti, tra pazienti, amici, parenti, coinvolti nella manifestazione. Run for Parkinson nasce in Spagna nel 2010 da un'intuizione di un gruppo di malati di Parkinson. I numeri della manifestazione sono andati crescendo nel corso degli anni. Una corsa inarrestabile che riunisce sempre più partecipanti a testimonianza del fatto che le persone non sono disposte a interrompere la loro marcia verso sfide sempre nuove. Questa è la nostra ultima notizia, vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi, vi diamo appuntamento ad una nuova edizione aggiornata e vi ricordiamo che nell'attesa potete seguirci anche nel nostro portale web di Benessere e Salute all'indirizzo che trovate alle mie spalle. Alla prossima!